inserzione, metto schermo intero, oppure non lo leggo lo schermo intero. Sì, scusate. Ah, perché non hai fatto qui forse proprio. Sì, aspetta. Ok. Però non tanto non vedo lo stesso lo schermo intero. Allora prendo il... Boh, se no prendo il PowerPoint. Non è un problema col PDF. Io adesso. Cioè, sì, e quindi lui sta già registrando Lui in correttamente. teoria sta registrando correttamente. Vabbè, speriamo. Ok. Sì, beh, ci fidiamo. Cioè, eventualmente poi mi ripeto la presentazione per voi Stanotte. stanotte, esatto, singolarmente. Bene, sì, buongiorno a tutti, scusate la pausa tecnica. E io adesso sto per farvi una breve introduzione a quelli che saranno i contenuti e diciamo, poi le modalità insomma, della partecipazione, della vostra partecipazione al progetto. Rispetto a quello che ha già detto Francesca, cioè essenzialmente noi avremo appunto cinque incontri, si terranno di base tutti in questa sede, tranne l'escursione didattica che vedete anche scritta sulla locandina, che sarà il 16 maggio, che interesserà invece una delle nostre aree di studio. Ora andremo a vedere quali sono essenzialmente diciamo, i due tracciati storici di Padova, quello delle mura e quello dei canali. Diciamo da dove nasce questo nostro progetto? In realtà si inserisce in una linea di ricerca che va già avanti da qualche anno e che ha come tema, diciamo, in generale la sostenibilità urbana. Quindi tutto ciò che si può fare, che possiamo fare soprattutto noi che lavoriamo con i dati geografici, quindi con i dati spaziali, le loro analisi, in supporto a quella che può essere una gestione, una pianificazione e una fruizione più sostenibile delle città, più sostenibile naturalmente vuol dire più rispettosa dell'ambiente e più, come dire, che consideri maggiormente anche i benefici che, quelle che sono le aree naturali interne alle città possono dare alla comunità e alla società. Appunto, questo è un progetto che è stato preceduto in questo arco di tempo dal Valore del Suolo, che si occupava dell'analisi della permeabilità in un'area campione, in un'unità urbana campione di Padova, da piste riciclabili, che in realtà anche adesso sta continuando in un'altra forma come progetto Unipedala, che è un progetto parallelo al nostro che è in corso in questo momento come progetto innovativo, e loro lavorano soprattutto sull'individuazione e sulla risoluzione dei problemi appunto dei percorsi ciclabili di Padova, sempre in modalità partecipata. Poi c'è stato MUES l'anno scorso, che ha preceduto appunto il progetto che sta cominciando oggi, che si occupava in realtà di mappare gli spazi abbandonati a Padova, anche in un'ottica di diciamo, riduzione o comunque limitazione del consumo di suolo. Un altro progetto che non rientra tra i progetti innovativi, ma che comunque stiamo collaborando a gestire, M4Youth, che diciamo, riprende le tematiche del progetto MUES e si occupa, oltre che della mappatura degli spazi abbandonati, anche di diciamo, portare avanti attraverso una piattaforma interattiva delle soluzioni e delle proposte di riqualificazione per gli spazi abbandonati di Padova. Adesso appunto cominciamo con Saint Rivers e in futuro probabilmente ce ne saranno altri che in questo momento non abbiamo ancora, insomma, proseguiranno su questa linea. Queste sono le tematiche che noi appunto affrontiamo all'interno di questa nostra linea di ricerca e tra le altre cose saranno anche le tematiche di questo progetto. Noi appunto lavoriamo essenzialmente nella cornice della pianificazione sostenibile, partiamo diciamo, dal concetto, dal fenomeno del consumo di suolo che più avanti, su cui più avanti vedremo anche alcuni dati, che è un fenomeno che in Italia ha delle dimensioni abbastanza rilevanti e che ha anche degli effetti ambientali negativi, e cerchiamo di capire come appunto questo fenomeno si può ridurre anche con le cosiddette nature-based solutions, quindi con le soluzioni urbanistiche di pianificazione basate sulla natura, sugli elementi naturali e su quello che di buono possono dare appunto. E tutto questo naturalmente lo facciamo con i sistemi informativi geografici, tant'è vero che appunto
tra gli obiettivi del progetto, un obiettivo in sé per sé effettivamente è capire, al di là dei contenuti che saranno quelli appunto di questa lezione, di questo incontro e dei prossimi, sarà capire come funziona, che cos'è e come funziona e come si può usare un sistema informativo geografico, un GIS, perché comunque, appunto, al di là di quello che faremo durante questo progetto, diciamo che conoscere i principi e le applicazioni di un sistema di questo tipo può essere utile in moltissimi contesti, appunto in contesti di pianificazione, in contesti di ricerca, in contesti professionali, e sono sistemi che effettivamente possono essere applicati in tantissime discipline diverse. In particolare noi appunto lavoreremo in QGIS, che è probabilmente il più noto e il più diffuso tra i GIS open source, che è un software assolutamente gratuito e libero, e tant'è vero che appunto oggi stesso potrete liberamente installarlo con gli installer che vi passeremo. Dopodiché, appunto, nello specifico, durante questo progetto, noi ci occuperemo di definire o comunque di diciamo, trattare e studiare e applicare alcune metodologie che hanno a che fare con ciò di cui effettivamente ci occupiamo in questo caso, quindi le aree verdi urbane, in particolare le aree verdi urbane appunto lungo i tracciati delle mura e dei canali di Padova, che sono quelli che poi danno il nome al progetto Walls and Rivers, e quindi capire come si possono quantificare, come si possono studiare queste aree, come si può appunto capire anche e rendersi conto di quali benefici poi gli spazi verdi urbani, in particolare gli spazi verdi urbani in continuità, possono essere effettivamente un fattore positivo, diciamo, nello sviluppo e nel miglioramento anche delle condizioni di vita, oltre che di salute di una comunità urbana. Ecco il concetto appunto di green infrastructure che tra poco affronteremo, insomma, di cui tra poco vedremo di che si tratta. Come faremo tutto ciò? Appunto, lo faremo di base con laboratori GIS, come quello che sta per cominciare, che si svolgeranno qui in aula con la vostra partecipazione. Dopodiché sperimenteremo anche quello che ci diciamo in aula, lo andremo a verificare in qualche modo sul campo con una passeggiata urbana o escursione, insomma, chiamiamola così, che si svolgerà molto probabilmente intorno al Piovego, a partire da Porta Portello, quindi faremo una passeggiata, diciamo, da un'area che comunque rientra nel centro storico di Padova, e poi cercheremo di uscire un po' dal tessuto urbano più continuo della città e capire come si sviluppa poi una diciamo, infrastruttura, in questo caso una blue infrastructure, quindi un'infrastruttura blu come un canale della città di Padova, e come cambia, diciamo, l'aspetto della città intorno ad esso. E come diceva Francesca, stiamo cercando di organizzarci per aver modo di fare anche un rilievo fotografico con un drone durante la nostra escursione. E infine, di questo si occuperanno poi in particolare Giacomo e Veronica, che oggi sono qui in aula, racconteremo tutto quello che andiamo facendo in una storymap, quindi in una forma di diciamo, espressione e rappresentazione particolare che permette di unire contenuti come delle mappe, dei testi e delle immagini, dei video per appunto raccontare delle esperienze e i risultati di quelle esperienze. In tutto questo appunto noi appunto useremo i GIS, quindi Geographic Information Systems, che nell'ambito degli studi nei quali noi ci muoviamo permettono appunto tutta una serie di operazioni molto interessanti sia a livello diciamo quantitativo che qualitativo. Ne vedete alcune di queste, poi naturalmente ce ne sono altre. Con un GIS noi per esempio possiamo estrarre e calcolare le superfici, l'estensione degli spazi verdi urbani oppure degli spazi verdi in porzioni urbane che noi consideriamo come aree di studio. In particolare noi poi vedremo più avanti come si possono estrarre a partire da immagini satellitari gli spazi verdi, cioè le superfici vegetate della città, e vedremo come quantificare poi l'estensione ricoperta dal verde lungo il perimetro delle mura di Padova. Vedremo come tutto questo si può fare in QGIS. Poi vedremo come si possono calcolare degli indicatori, ci sono dei programmi, dei software appositi che
che permettono di calcolare degli indicatori di servizi ecosistemici, quindi dei benefici appunto che l'ambiente urbano può dare ai cittadini, e che collegano questo tipo di indicatori legati poi alla copertura del suolo anche a dei valori sia economici che sociali, quindi permettono effettivamente anche di dare una risposta in termini economici, per esempio della variazione di un certo tipo di servizio dato all'ambiente e alla città. E infine potremo anche capire come, chiaramente essendoci uno sviluppo storico delle città che porta a un'alterazione, a una variazione degli usi del suolo e di ciò che effettivamente appunto costituisce poi il tessuto urbano, il territorio urbano, capiremo come in corrispondenza di ciò ci siano effettivamente delle variazioni anche in termini di questi servizi, quindi cercheremo di capire come nello sviluppo di Padova, per esempio, con l'aumento del costruito ci sarà stata molto probabilmente una diminuzione di alcuni dei servizi ecosistemici dati dalle aree verdi o comunque dalle aree naturali della città. Questo appunto per spiegarvi molto rapidamente di cosa parliamo quando parliamo di servizi ecosistemici. Come potete vedere da questa slide, sono diciamo, il rendersi conto che è avvenuto poi nel corso degli ultimi decenni che c'è un rapporto di mutuo scambio tra l'uomo e l'ambiente, e che l'ambiente, considerato come appunto sistema ecologico, sistema della biodiversità, sistema di tutte le specie sia animali che vegetali che lo costituiscono, può dare, oltre che essere diciamo, conservato per, cioè in sé per sé, merita di essere conservato anche perché dà dei benefici sia sociali che economici alla vita delle comunità. E naturalmente in corrispondenza di questo lo stesso sviluppo e le variazioni diciamo, nei modi di vita, nei stili di vita delle comunità urbane altera il contesto circostante, il contesto ambientale circostante, per cui bisogna sempre mantenere diciamo, questo rapporto, in cercare di mantenerlo insomma, in un equilibrio diciamo, dinamico, però comunque un equilibrio insomma. Appunto sono un concetto, un cambiamento di paradigma, possiamo dire appunto, del rapporto tra uomo e ambiente, che si è sviluppato soprattutto a partire dagli anni diciamo, 70-80 del secolo scorso, e poi con tutto ciò che poi anche come ricerca scientifica si è sviluppato intorno ai temi del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, è emerso in particolare nei primi decenni di questo secolo, e si è capito che effettivamente i servizi ecosistemici andrebbero preservati e incrementati in quanto tali, non soltanto appunto per la conservazione ambientale, ma anche per la conservazione diciamo, della specie umana e del suo benessere. Il concetto di infrastrutture verdi poi sviluppa ulteriormente quello che è il tema dei servizi ecosistemici e lo diciamo, trasporta, lo trasferisce negli ambienti urbani più propriamente detti. In realtà appunto le infrastrutture verdi, già potete capire più o meno di cosa si tratta da questa immagine, costituiscono appunto in questo caso una presa di coscienza del fatto che una città funziona bene non soltanto se ha un tessuto di costruzioni, un tessuto di infrastrutture diciamo di grey infrastructures, quindi infrastrutture fatte per esempio le automobili o comunque per i mezzi di trasporto, per tutto ciò che è più propriamente artificiale, ma anche se c'è un'infrastruttura diciamo naturale o comunque seminaturale che supporta tutta una serie di attività, che ha una sua continuità, che può essere costituita come vedete appunto sia da elementi idrografici, quindi canali o fiumi, sia da elementi di vegetazione che poi a loro volta ospitano specie animali, e che appunto avendo una sua continuità può fornire al meglio una serie di servizi ecosistemici che per ben funzionare devono essere effettivamente appunto supportati da delle aree verdi che possiamo effettivamente definire delle infrastrutture. Quindi anche in questo caso stavolta è l'Unione Europea che negli ultimi anni ha sviluppato diversi progetti e diverse strategie ambientali, appunto come vedete, che riguardano le green infrastructure, quindi le infrastrutture verdi, ci si rende conto che effettivamente appunto le aree verdi urbane non costituiscono semplicemente delle aree di svago o di divertimento insomma per le famiglie, per gli abitanti di una città, ma hanno tutta una serie di funzioni e un ruolo comunque sia ambientale che sociale nel preservare appunto il benessere delle comunità, che va innanzitutto riconosciuto e poi possibilmente anche in questo caso incrementato. Chiaramente in questo caso l'elemento cardine di ciò che noi definiamo una green infrastructure rispetto a una qualsiasi superficie vegetata è la continuità, quindi si può parlare di infrastrutture verdi quando effettivamente esiste una rete di
superfici verdi o anche appunto di aree vegetate intorno agli elementi idrografici in un contesto urbano, che comunque sono in continuità tra di loro e che quindi possono funzionare sia come corridoio ecologico, sia come per esempio base per percorsi di quella che oggi si chiama la mobilità leggera, ma mobilità dolce, quindi percorsi ciclabili, percorsi pedonali, percorsi ciclopedonali. Tutto ciò naturalmente che possa servire anche tra le altre cose a cambiare un po' il sistema dei trasporti urbano, riducendo l'apporto e poi anche l'inquinamento soprattutto delle automobili, e quindi cercando di spostare appunto la mobilità urbana verso delle forme un po' più rispettose dell'ambiente. Infine, appunto, tra i temi di cui ci occupiamo e dai quali comunque partiamo per i nostri ragionamenti e per le nostre elaborazioni, c'è quello del consumo di suolo. Come vedete, c'è un indice crescente di consumo di suolo man mano che ci si avvicina al comune su cui stiamo lavorando, quindi in Italia 7%, in Veneto è più alto della media, e a Padova, che è appunto una delle città maggiormente interessate dal fenomeno del consumo di suolo, quindi dall'impermeabilizzazione di aree permeabili ad opera dell'uomo, abbiamo quasi la metà del territorio comunale che è impermeabilizzato. Quindi, a maggior ragione per questo motivo, ha senso cercare di lavorare per innanzitutto per capire, per riconoscere il valore di quelle che sono le aree naturali urbane e per preservarle, e poi, se possibile, per capire anche come e dove si possono incrementare. Qui appunto passiamo alla geografia di Padova, in questo caso alla geografia storica di Padova, e cerchiamo di capire effettivamente su cosa possiamo lavorare, cioè dove a Padova, nella città di Padova, si applicano questi concetti. Questa è la prima rappresentazione cartografica storica della città di Padova, riconosciuta come tale, della pianta del valle, e come vedete appunto già in questa pianta è definita la forma della città, che è una forma molto ben molto chiara, insomma, è ciò che la definisce, per l'appunto, il perimetro delle mura. Quindi l'importanza del perimetro delle mura rinascimentali a Padova, che è un elemento urbano ancora oggi molto riconoscibile, anche se in alcuni tratti della città appare piuttosto frammentato, perché naturalmente poi nello sviluppo urbano le mura si sono in qualche modo aperte al passaggio, insomma, delle persone e allo sviluppo della città verso l'esterno, e le mura che a loro volta sono state poi per motivi prima difensivi e poi commerciali affiancate da un percorso di canali che sono in gran parte delle derivazioni o del fiume Brenta o del fiume Bacchiglione, che hanno una loro articolazione appunto interna alla città di Padova, che oggi è meno percepibile perché alcuni dei canali storici della rete idrografica di Padova sono poi stati intombati. Probabilmente molti di voi sapranno che, per esempio, dove corre oggi il tram che collega il nord e il sud le periferie nord e sud di Padova, prima c'era uno dei canali della prima cerchia di mura, e che quindi appunto costituiva la parte più interna del tessuto idrografico di Padova. Alcuni di questi canali appunto oggi non esistono più perché sono stati impermeabilizzati. Esiste comunque una rete di canali, soprattutto nelle aree più esterne della città, come possiamo vedere dalla slide successiva, molto ben definita e comunque piuttosto ricca. Qui appunto si cerca di sovrapporre appunto uno dopo l'altro i diversi layer, che è un concetto che vi spiegherà tra poco Edoardo, un concetto specifico dei sistemi informativi geografici, che compongono appunto il tessuto naturale della città di Padova, il suo tessuto di patrimonio storico, in particolare appunto il tracciato delle mura, e tutto ciò che si può costruire intorno ad essi in termini appunto di mobilità leggera. In particolare qui in questa carta sono stati evidenziati i percorsi ciclabili e contemporaneamente anche le aree verdi. Quello che cercheremo noi sarà di lavorare appunto su questi diversi layer della città di Padova e cercare in qualche modo appunto di capire come possono essere messi in risonanza tra di loro per migliorare il loro rapporto e per migliorare appunto i servizi che possono fornire alla città. Infine appunto vi mostro più o meno l'equivalente di ciò che abbiamo appena visto nel piano di assetto del territorio, per dire che appunto questo tipo di ragionamenti, questo tipo di elaborazioni interessano molto anche il lato della pianificazione territoriale. Questo è uno dei due elaborati
della pianificazione del comune di Padova, l'altro il piano degli interventi che definisce poi più specificamente appunto le trasformazioni a cui andrà incontro la città nei prossimi anni. Questo è il piano assetto del territorio, che in realtà definisce più ad ampio raggio le strategie operative per cambiare la città, e vedete appunto con questa grafica anche abbastanza appariscente vengono evidenziate effettivamente e messi in comunicazione tra di loro il sistema dell'idrografia, il sistema dei canali quindi di Padova, il sistema delle mura e tutto il sistema delle aree verdi che circondano, quindi tutti gli spazi periurbani tendenzialmente vegetati che circondano il centro storico di Padova, perché anche i pianificatori appunto che si occupano di capire cosa può diventare Padova si rendono conto effettivamente diciamo, la città può funzionare meglio dal punto di vista ambientale se tutti questi subsistemi vengono messi in rapporto fra di loro, vengono fatti come dire, interloquire l'uno con l'altro. E chiudo appunto con due immagini che illustrano quelle sono le potenzialità dal punto di vista ambientale e di valori culturali del circuito delle mura di Padova. In questo caso vediamo un tratto del tracciato delle mura verso ovest, lungo il raggio di sole, e dei canali di Padova. Come vedete sono insomma le zone con un valore perlomeno potenziale naturalistico e ambientale molto alto, e noi cercheremo effettivamente di renderci conto di quale sia questo valore. Io vi ringrazio, spero di non essermi dilungato troppo, e lascio la parola a Edoardo. Grazie Guglielmo, ciao a tutti, io sono Edoardo Crescini, mi sono laureato l'anno scorso in scienze naturali con uno studio di ricerca fatto attraverso il valore del suolo, che è uno dei primi progetti che era stato vinto dal gruppo di ricerca del master. Ora collaboro con col master e studio geografia all'Università di Torino nel corso magistrale. E tra due settimane partiamo per l'Ecuador insieme ad altri ragazzi che collaborano sempre col master per una ricerca sugli impatti del gas flaring, che è l'estrazione petrolifera in Amazzonia. E prima di iniziare con la lezione volevo chiedervi se volevate presentarvi un attimo, così ci conosciamo meglio tutti quanti. Non so chi vuole partire, o a destra o a sinistra, scegliete voi, tanto tocca a tutti. Se potete anche dirmi quanto sapete di QGIS, GIS, se è una cosa che avete già visto, è una completamente nuova, anche giusto per rendermi poi conto di quando... Non l'ho mai utilizzato, però nel prossimo PSN devo vedere quando via, quindi contributi che vengono implementati con l'agricoltura, sono diverse misure che richiedono l'utilizzo del GIS, delle informazioni cartografiche per diverse operazioni a livello agricolo. Ok. Sono laureata in geografia e quindi quello che sono regista perché non faccio l'università, però sono qui per rinfrescare un po', no? Non mi ricordo da niente. E attualmente sono insegnante di geografia. Grazie. Io sono Serena, sto facendo un lavoro di ricerca 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 di ricerca. Io sono Fabio, mi sto lavorando anche in scienze naturali alla triennale e come Daniele sto lavorando al progetto Mozza Rivers con qualcosina nel QGIS della natura alle parti. Sono Angela, sto facendo il master a Capocca di Qualitatis e ho scelto di partecipare a questa attività perché da parte dell'università facciamo anche il distanziamento di oggi e quindi okay. Una parte di GIS. Ho già fatto una decina di ore, però sono interessata a fare il progetto finale su questa materia, quindi sarebbe interessante magari conoscere un po' di più. Bene, grazie. Hello, I'm Sam Hayal.
from Pakistan, and I'm doing MS in human rights, and I'm a student of the university, and I really like the topic when I saw in Facebook your help, so because I live here, and I really want to know about the river and history of the Padova. So that's why, and you know, I live in Karachi in Pakistan. Karachi is the most populated city in the world. So that's why I'm here. Okay, thank you very much. So, Michele, faccio la triennale di meccatronica a Vicenza. Mm-hmm. E sto finendo e non l'ho mai usato di più. E sono un grande appassionato di droni. Ah, ok. Io un collega, sono Marco, di meccatronica e non ho mai usato il regista, proprio per cui usarlo. Ok, perfetto. Io sono Elena, sono di Mano Magistrale di Polistare, ho già fatto il corso, sì. Non sono molto forte. Sì, non te ripeto. Io sono Utilde e sono in Polistare, ho già fatto il corso. Come Fabio e Daniele, e come loro sto facendo, seguendo il tirocinio in borsa di UNESCO, di più o meno di sul lavoro. Ok, va bene. E vabbè, grazie mille per le presentazioni. E prima di partire con poca teoria, anche perché secondo me per imparare bene è importante sapere il mondo del GIS, però poi sul lato pratico sicuramente la cosa migliore è metterci le mani sopra i software. Volevo chiedervi se qualcuno alla domanda cos'è un GIS, voi cosa rispondereste? Se qualcuno ha idea più o meno, anche pur non sapendo bene l'argomento, cos'è un GIS? Cioè, voi siete venuti qui perché si parla di GIS, però cioè, a grandi linee, se qualcuno magari pensa di sapere, o che poi non c'è nulla di sbagliato, però se si vuole buttare e dire cos'è un GIS prima di iniziare, così almeno poi lo guardiamo insieme, però giusto per vedere un po' di cosa viene fuori, un brainstorming. Tanto non sono professore, sostenta anch'io, quindi tranquillo, non faccio male. Sì. Certo. Per fare istruzioni, comunque in molti ambiti, anche nella tecnologia. Certo, sì, è giusto. Perfetto. Qualcun altro si vuole lanciare pressioni? Se no, vabbè, allora intanto apro le... Allora. Allora, quindi cos'è un GIS? Una delle prime lezioni che avevo fatto io quando mi avevano spiegato cos'è un GIS, mi ricordo che ci avevano detto, ad esempio, un telefono qualsiasi è uno strumento GIS. GIS è un acronimo che sta per Geography Information System. Infatti in Italia l'acronimo sarebbe SIG, che è Sistema Informativo Geografico, ed è un insieme di parti che interagiscono per trattare dei dati, come era stato detto, georeferenziati. Cos'è esattamente la georeferenziazione? È un processo secondo cui ad un generico dato, che può essere ad esempio quando noi in realtà l'esempio più pratico è quando siamo in giro che scattiamo delle foto con il telefono, comunque qualsiasi cosa facciamo con il telefono, se noi abbiamo il localizzatore attivo, stiamo georeferenziando dati per il telefono, quindi fondamentalmente Android, Mac o Huawei. E quindi a un generico dato è associata una precisa posizione su una carta geografica. Di conseguenza il GIS non è altro che l'insieme dei principi, dei metodi. Quindi l'insieme, ad esempio, dei software, degli hardware,
e delle stesse persone che acquisiscono, organizzano e elaborano dati, dati spaziali per la produzione di informazioni geografiche. L'importanza dei GIS è soprattutto finalizzata a, a supporto per il territorio, quindi ad esempio nella pianificazione urbanistica sono molto utilizzati, ma anche dal punto di vista della tutela ambientale, e oltre a essere come supporto possono avere anche una rilevanza territoriale quando dobbiamo fare delle scelte logistiche o ad esempio localizzative rispetto a determinate imprese che aprono attività in territori X, o per altri tipi di analisi come potrebbe essere quella SWOT che riguarda i punti di forza e i punti di debolezza di, una, di un determinato caso che stiamo prendendo in, in considerazione. Quindi un software GIS si contraddistingue per quattro punti principalmente. Il primo è la gestione flessibile e integrata dei dati. Infatti all'interno di un software GIS ne possiamo avere, come vedremo adesso, più dati con modelli differenti, quindi possiamo lavorare sia su immagini digitali che su, su dati vettoriali, e questi due modelli di dati interagiscono tra di loro, non è che sono indipendenti, però possono essere utilizzati insieme. Il secondo punto è il fatto che un software GIS presenta una certa modularità, ovvero una struttura in pacchetti che sono indipendenti tra di loro. L'estensione di questi moduli, che sono appunto i pacchetti, può essere creata sia dagli operatori veri e propri che lavorano sul software QGIS, che sono fondamentalmente sono quelli che elaborano tutte le versioni di QGIS, ma anche da noi utenti stessi, in quanto QGIS, proprio nel software che stiamo andando a vedere, è open source, quindi ci permette a noi stessi di implementare questi pacchetti. La terza è l'integrabilità, il fatto che una volta che lavoriamo con QGIS possiamo comunque avere una diretta connessione con altri software, come quelli che possono essere tutto il pacchetto CAD, quindi Photoshop e Lightroom, o per quanto riguarda le immagini digitali è presente ad esempio Envy o SagaGIS, che però è anche i cui codici sono presenti anche all'interno di QGIS. E infine la parte un po' più matematica, informatica, che è la programmabilità, il fatto che comunque abbiamo la possibilità di personalizzare i nostri dati attraverso dei codici di programmazione. Per quanto riguarda QGIS è strettamente legato con Python e il linguaggio SQL, però ad esempio possiamo anche esportare i nostri file e lavorare con R per delle codifiche, quindi per un'elaborazione più specifica dei dati rispetto a quello che ci interessa. Quindi, come dicevo in precedenza, abbiamo due modelli di dati. Abbiamo il modello raster, che ha estensione TIFF o ECV. Semplicemente un file raster è un'immagine digitale, quindi è l'immagine che viene creata quando il satellite scatta una foto sulla superficie terrestre. Di conseguenza è vista come una griglia regolare di celle. Le celle definiscono un pixel che al cui interno può avere un valore che viene deciso dall'operatore, quindi definisce un determinato valore per quel pixel a seconda dello studio e della ricerca che sta effettuando, e in modo che poi riusciamo a ricostruire l'immagine. Dopodiché invece abbiamo il modello vettoriale, quindi tutti i dati vettoriali che sono memorizzati invece secondo una coppia di coordinate XY, sono adatti nel caso in cui andiamo a definire degli elementi su un territorio, magari anche per definire ad esempio, come nel caso di Walls and Rivers, che ci vogliamo concentrare su una determinata area di Padova, possiamo delimitare l'area delle mura attraverso la costruzione di poligoni o attraverso delle linee o dei punti, che sono appunto le figure geometriche che ci permettono
di lavorare con quei dati vettoriali, e inoltre l'importanza di questi dati è anche il fatto che possiamo descriverli attraverso degli attributi che sono informazioni che vengono annesse all'elemento grafico. Qui abbiamo una differenza un po' tra quello che è il punto, la linea e il poligono. Il punto è un elemento adimensionale, quindi ha una coppia di coordinate XY, mentre la linea è unidimensionale in quanto presenta la lunghezza che possiamo andare a misurare su QGIS, come vedremo poi con il righello, e è formato da una sequenza di coordinate XY. Nel caso in cui siano presenti più punti si parla di polilinea, o nel caso in cui i segmenti siano curvi si parla di arco. Dopodiché c'è il poligono, che è un elemento bidimensionale, in quanto è presente, sia descritto sia dal perimetro che dall'area, e può essere rappresentato sotto forma di figure geometriche regolari o irregolari, che possono, appunto, cioè possiamo costruirle in maniera indipendente a seconda di quello che ci interessa a noi. Per riassumere un po' la differenza, ho fatto questa slide qui in cui vediamo esattamente la differenza che è presente tra un raster e uno shape. Come vedete, il raster presenta una griglia e le informazioni sono all'interno di quei quadrati, ad esempio quei quadrati blu che vedete, che hanno delle determinate informazioni che sono state elaborate da noi o che comunque vengono prese dal satellite, mentre il vettore presenta degli attributi all'interno della sua tabella, come vedremo adesso con lo shapefile, che è utilizzato in QGIS per la gestione dei dati vettoriali, e lo shapefile è descritto da una serie di file che hanno lo stesso prefisso ma diverse estensioni. Le estensioni più principali sono appunto il punto shape, che sono quelli che andremo poi a caricare su QGIS, e fondamentalmente sono le estensioni su cui noi lavoriamo. Il punto DBF invece, che è la tabella attributi, quindi quello di cui vi stavo parlando in precedenza, ed è il file che contiene tutti i dati che noi andiamo a descrivere per il nostro elemento all'interno del nostro vettore spaziale. Mentre poi abbiamo altre estensioni come l'SHX, oppure altre due che sono subordinate, che una è l'XML, che è una specie di readme, nel senso che è il file dei metadati, quindi viene definito anche come dato su dato, in quanto ci spiega come, quando e chi ha prodotto il dato. È una sorta di come fosse il bugiardino che si vede nelle medicine che compriamo in farmacia. Mentre il punto PRJ contiene le informazioni sul sistema di riferimento, e questo è importante in quanto il sistema di riferimento ci permette di conoscere l'esatta posizione di un punto sulla superficie terrestre. Possiamo avere dei sistemi di riferimento globali e locali. Quelli globali si attengono all'intera superficie terrestre, mentre quelli locali riguardano determinate zone che sono specifiche per determinate aree della superficie terrestre. Il sistema di riferimento può essere diviso in un sistema geografico, in cui ogni punto è descritto da due coordinate angolari e da una distanza lineare, e l'esatta posizione del nostro punto sulla superficie terrestre viene calcolata rispetto al reticolo geografico. E qui volevo, giusto per rendere un po' più interattiva la lezione, che sennò poi parlo solo io, chiedervi se qualcuno sa cos'è un reticolo geografico, se avete idea di cosa sono le coordinate angolari. In realtà sono concetti che comunque poi ve li spiego se sono conosciuti, però in teoria li avete già sentiti tutti quanti, anche guardando le immagini dovrebbero venirmi un po' in mente. Se qualcuno si vuole buttare, se no vabbè, ve lo spiego. Esatto, quelle sono le coordinate angolari, mentre il reticolo geografico può...
Esattamente, perfetto. Vabbè, abbiamo fatto. Allora, vabbè. E, spiegandola bene, allora, il reticolo geografico appunto presenta, come abbiamo detto, i meridiani e i paralleli. I meridiani, come possiamo vedere, sono delle circonferenze che passano per i poli e rappresentano tutti quei punti che hanno la stessa longitudine, mentre i paralleli è un sistema di cerchi con andamento est-ovest. E sono i punti aventi la medesima latitudine, che sono appunto le nostre coordinate angolari. La longitudine è la distanza angolare di un determinato punto dal meridiano fondamentale, che è il meridiano di Greenwich, e viene misurata appunto sull'arco di parallelo passante per il medesimo punto, come si può vedere di conseguenza questo segmento qui. Mentre la latitudine è la distanza angolare di un punto dall'equatore, quindi misurata sull'arco di meridiano passando per il punto medesimo. Dopodiché, il sistema di riferimento che usiamo invece nei software QGIS sono sistemi di riferimento proiettati e che si elaborano in seguito a un particolare procedimento di proiezione. La proiezione è un procedimento matematico in cui noi trasponiamo la grafica dell'ellissoide terrestre, che è la superficie matematica più vicina a quello che è un geoide, in quanto appunto la superficie terrestre è un geoide. E quindi cosa andiamo a fare? Questo ellissoide viene trasposto su delle figure geometriche. Solide che sono sviluppabili su un piano. Di conseguenza, viene a crearsi una corrispondenza biunivoca tra il piano formato dalla nostra figura solida e l'ellissoide che viene trasposto sul piano stesso. Ovviamente queste diverse tecniche di proiezione portano a delle deformazioni relative alle distanze o agli angoli e alle aree. Ad esempio, un esempio classico è la carta del Mercatore, in cui i meridiani e i paralleli sono a 90 gradi e di conseguenza è sfalsata la grandezza degli stati rispetto magari a un planisfero. Sì, esatto. Di solito, quando a scuola, comunque, io che avevo le carte. Come molti avevano le carte geografiche attaccate ai muri, la maggior parte erano del Mercatore, quindi era abbastanza sfalsata. Poi cioè risulta che, ad esempio, la Groenlandia è più grande dell'India, che non è la verità, insomma. E per finire, ultima cosa, vediamo che l'Italia è localizzata tra due fusi. Il suo sistema di riferimento è l'EPSG 3003, e abbiamo il fuso est e il fuso ovest. Il limite tra i due fusi è preso su Monte Mario. Infatti il sistema di riferimento è Monte Mario EPSG 3003, e EPSG è l'organizzazione che gestisce i sistemi di riferimento sia globali che locali. E basta, è finito. E adesso andrei a installare QGIS, vi passo una chiavetta in cui vi chiederei di prendere un po' tutti, poi se ce ne sono, se c'è qualcuno con altre chiavette, magari facciamo più veloce senza passarcene una. Però all'interno trovate gli installer, per chi ha Mac, quelli di Mac, per chi ha Windows, quelli di Windows, mentre altrimenti se c'è qualcun altro con Linux o altri sistemi operativi andiamo a scaricarlo adesso. E dopodiché. Sì, se c'è la connessione. Potrei scaricare Esatto. Dimmi. Sì, lavoriamo con l'LTR 3.4. C'è un po' di roba, però possiamo.
Cancella tutto. Tutto? Sì, ne abbiamo un altro. Se vuoi darle direttamente l'altro. No, noi usiamo la 3.4 perché è l'LTR, che è quella, come spiegavo a loro due, che è quella più stabile, perché fondamentalmente QGIS continua a implementare, in quanto ha tutta una gestione di supporto di gente che lavora sui plugin e le varie, diciamo, funzioni che tu puoi fare con il software, e va avanti. Il problema è che quella più recente è quella meno stabile, perché continuano a lavorarci sopra, mentre l'LTR, che è la long term release, è quella che viene utilizzata da tutti, in quanto tutti i plugin e tutte le funzioni che ci sono all'interno sono più o meno stabili, perché poi, essendo una cosa open source, vi capiterà spesso, almeno a me è capitato quasi sempre, che dopo 2 ore e mezza, 3 che state lavorando con il progetto attivo, a una certa lavorate, si inchioda tutto, si spegne e dovete riaprirlo. Sì, la 2.18, però è meglio se scarichi la 3.4, perché più che altro usiamo la 3.4 ed è un po' diversa la 2.18. No, puoi mettere, io ho sia la 2.18 che la 3.4 sul computer. È che è un po' differente, proprio a livello di interfaccia grafica anche. Quindi se hai la 3.4 è meglio. No, ma allora io vi dico onestamente, vengo dalla 2.18 e quindi di per sé, se devo fare un lavoro, tendo a utilizzare la 2.18. La 3.4 l'ho scaricata, cioè in teoria diciamo che il passaggio sarebbe iniziare a usare la 3.4, anche perché anche gli stessi gestori di QGIS hanno chiesto appunto di riuscire a fare questo passaggio, in modo che poi loro comunque si implementano quei dati che gli mette la gente. Anche perché ci sono alcune cose in più, tipo questa cosa dei geopackage, che vedremo magari la prossima volta, che sono differenti agli shape, che nella 2.18 non sono presenti, mentre adesso invece iniziano a essere presenti, il fatto che io posso fare dei geopackage su QGIS, cioè ci sono, è proprio un'interfaccia un po' di... ne ha solo uno, è un po' più maneggevole dello shape, diciamo. Sì, ho preso questo. Qualcuno manca la chiavetta installer? Sì, però non c'è niente dentro, bisogna fare questo. Non c'è niente dentro. Sì, l'ho installato, tanto è così veloce perché sono librerie. Parla di lì, guarda, scritto ai sì, io ne ho scaricato una a caso perché quando avendo da dentro. Non c'è niente, no, non c'è niente. Allora, io sono stato in installer. No, sta nel computer di quelli che sì, già passati nel tavolo. Bisogna attaccarla al computer, sì. Va, provate a cercarla per chi non ha i duro home. Dovrebbe essere GIS1 o GIS, sì, vabbè, in GIS, in poche parole. Adesso ve lo dico. GIS1. E la password del GIS1 è Montemario tutto minuscolo. Sì, esatto, che così non
Nintendo computer. No, è che c'ho le scalette di esercizi qua qui, quindi un po' più facile. È giusto per avere una traccia che poi se non mi perdo. Questa roba qua. A qualcuno manca. A qualcuno manca installer. Ok. Vi siete presi anche i... perché c'è l'installer di QGIS e poi c'è una cartella QGIS, avete preso tutto o solo la solo gli installer per chi non aveva il programma? Ok, vabbè, allora adesso finita l'installazione ci mettiamo a posto. Ok, sempre installer. Però penso che con tutto bello faccio, c'è tutto, quindi la faccio passare. Intanto ci dovrebbe essere proprio una cartella QGIS in cui ci sono organizzate una serie di cartelle input output. Sì, tutta quanta la cartella QGIS.